Ancora una volta il cammino del Roma Pride è stato seguito con attenzione e vicinanza dalle istituzioni internazionali. Canada, Quebec, Regno Unito, Germania, Spagna, Australia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca hanno tutti aderito con le loro ambasciate alla nostra parata. A loro il ringraziamento del Roma Pride. Roma celebra una nuova liberazione e continuerà a farlo ogni anno, senza tentennamenti. Il movimento del resto lo fa da 50 anni, da quasi 50 anni, da quella notte del 28 giugno del 1969, quando a Stonewall la comunità omosessuale e trans, stanca dei soprusi della polizia, rivendicò la propria libertà e il proprio orgoglio. E noi, da quella notte, è cominciata proprio lì la liberazione. Da quella notte lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali, asessuali, tutte e tutti insieme celebrano il proprio orgoglio in questa grande festa di disobbedienza, oscenità, provocazione ed eccesso che è il Pride. Il prossimo anno, il 28 giugno del 2019, saranno 50 anni da quella notte. E tutto il movimento LGBT internazionale si ritroverà lì a Stonewall con un grande World Pride, e noi saremo lì tutte e tutti insieme, saremo lì in attesa di riportare il World Pride qui a Roma, dove è nato, in attesa di riportarlo tutte e tutti insieme nel 2025 qui a Roma. Il 2019 però sarà una data importante anche per la comunità LGBT del nostro paese. L'8 giugno del 2019 il Roma Pride ritornerà qui in piazza e saranno 25 anni dal primo grande Pride del 1994. Questa è una storia di quasi un quarto di secolo, una storia fatta di fatica, passione, sacrifici, una storia fatta da volontarie, da attiviste, da associazioni, ma soprattutto da tutte e tutti voi che ogni anno scendete in piazza con noi a Roma Pride. Ora segnatevi la data, 8 giugno del 2019, ancora una volta sarà un Pride favoloso! Un'ultima cosa prima di andar via, vogliamo dire a tutti che fino all'8 giugno del 2019 noi resteremo vigili e attenti, noi saremo pronti a scendere in piazza ogni volta che sarà necessario, noi scenderemo in piazza a difesa dei diritti, della dignità e della libertà di tutto e tutti, perché noi esistiamo e ci faremo sentire, perché noi resistiamo, la nostra liberazione continua. E ringraziamo ancora con un grande applauso Sebastiano Secci, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride.